Dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine, The Groove Factory e Radio Gioconda vi invitano all'ascolto di 15 anni The Groove Factory. Ho detto attento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latin America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mail. Incredibile la fortuna, incredibile solo una. Incredibile l'egoismo, maledetta la gelosia. Maledetta per ogni piace, incredibile però è mia. Mia, mia, mia. E Raffaella canta a casa mia, e Raffaella balla a casa mia, e non mi importa niente, non può entrare altra gente. E Raffaella canta a casa mia, e Raffaella è mia, 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 e tutto il vicinato. No, no, ero in volo, no, no, no. Mentre tu cantavi, no, non è per niente giusto e quindi male. Sì, sì, ti stai, sì, sì, sì. Perde un'occasione, una lezione, una canzone allegra. Di quelle che mi fanno ridere. Una canzone strega. Che non puoi più dimenticarla e puoi ignorarla o ascoltarla, ma non ti perdonerà mai, 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 mai. E Raffaella canta a casa mia, e Raffaella balla a casa mia, e non mi importa niente, non puoi entrare altra gente. Mettili giù in cantina. Arriva, arriva, arriva. Stacca radio e telefono. Presto camera mia. Paradossalmente sarà sua. Sua, 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 sua. E Raffaella canta a casa mia, e Raffaella balla a casa mia, e non mi importa niente, non puoi entrare altra gente. Ed era Raffaella e Mia, interpretata da Max Panico. Buonasera da Linda Fiore in diretta su Radio Gioconda, dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine per l'evento 15 anni The Groove Factory. Mi trovo sull'importante palcoscenico udinese dove questa sera si alternano artisti del Friuli Venezia Giulia per regalare al pubblico presente in teatro e a voi che ci state ascoltando in FM streaming le performance che ripercorrono i 15 anni dal 2007 ad oggi della prestigiosa scuola di musica The Groove Factory, che stasera siamo qui a festeggiare.
E infatti abbiamo iniziato lo show con un brano di Tiziano Ferro, scritto proprio nel 2007 e dedicato all'iconica Raffaella Carrà, per la quale so che siete pronti qui in teatro a far partire un fortissimo applauso. Ciao Raffaella, ovunque tu sia. I 15 anni di The Groove Factory li racconteremo attraverso immagini, musica, parole, coreografie, effetti speciali e soprattutto attraverso le canzoni. Una hit per ogni anno. The Groove Factory nasce appunto nel 2007 da un'idea di due ragazzi, 27enni appassionati di musica, che tra poco vedremo qui sul palco, un po' cambiati, perché sono appunto trascorsi ben 3 lustri. Si dice però che i maschietti, quando invecchiano, guadagnano punti, e nel loro caso direi che è proprio vero. Qui le immagini dell'apertura di The Groove Factory del 2007. Stefano Palafari e Alessio Turchetti ci racconteranno aneddoti, anche inediti, che riguardano la The Groove. Tra poco calcheranno appunto questo palcoscenico. Prima accogliamo una formazione straordinaria, conosciuta oltre i confini regionali e nazionali, a interpretare il prossimo pezzo, pubblicato nel 2008, arriva sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine il coro Voci in Volo. You down. I said sucking too hard on a lollipop, oh love's gonna get you down. I will walk you with my mama one day, when she warned me what people say. Live your life until love is found, cause love's gonna get you down. Take a look at the girl next door, she's a player and a tenor I go. Jesus loves her but she wants more, oh bad girls get you down. Told me what I should know. Too much candy gonna rot your soul. If she loves you, let her go, cause love's gonna get you down. I'll take a look at the boy like me. Never stood on my own 2 feet. Now I'm blue as I can be. Oh, love, come get me down. People say, live your life until love is found, or love gonna get you down.
Mama told me what I should know. Too much candy can rot your soul. If she loves you, let her go. Cause love's gonna get you down. Il coro giovanile Voce in Volo ha proposto Lollipop di Mika. La formazione, nota per essersi esibita in prestigiose occasioni, è diretta dalla professoressa Lucia Fulador, per la quale chiedo un ulteriore applauso. Negli anni molti artisti del panorama nazionale e internazionale hanno avuto modo di collaborare con il coro Voce in Volo, sia in esibizioni dal vivo che in veste di ospiti in diversi lavori discografici. Nel 2020 la formazione ha pubblicato online una cover di Bono degli U2, video che ha collezionato migliaia e migliaia di visualizzazioni. Il leader della band irlandese si è addirittura complimentato personalmente con i ragazzi del coro. E torniamo Into the Groove. Il 4 gennaio 2008, nella sede della scuola, viene organizzato il primo seminario con un artista di fama internazionale, il batterista di Elio e le Storie Tese, Christian Meyer. Abbiamo un contributo foto, vediamo se appare sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Attendiamo un po' dalla regia, vediamo se ce la facciamo. Eccolo qua, prima e dopo, il grandissimo Christian Meyer. Ma so che abbiamo anche una piccola e gradita sorpresa da parte di Christian. Quindi linea nuovamente alla regia. Cara Groove Factory, mi sono vestito a festa proprio per festeggiare i 15 anni di obiettivi raggiunti. Perché li hai raggiunti? Perché hai lavorato bene e perché hai lavorato con passione. E qui voglio ringraziare Stefano e Alessio, con i quali ho condiviso dei bellissimi momenti di invenzione. Abbiamo prodotto delle clinic sempre diverse e questo per me è stata linfa vitale. Bene, vi saluto tutti, saluto tutte le persone in sala, il pubblico, e vi ricordo che non vi libererete così facilmente da Christian Meyer. Fantastico! Grazie a Christian Meyer, ci auguriamo ovviamente di vederlo molto presto in Friuli Venezia Giulia. Dicevamo 2008, in quell'anno la sede della Groove, aperta da poco, accoglie anche il chitarrista Massimo Varini, produttore di NEC, il pianista di Baglioni Walter Savelli, la cantante Silvia Mezzanotte, Steve Vai e molti altri, come potete vedere benissimo negli schermi qui predisposti al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. In Friuli Venezia Giulia alla The Groove arrivano quindi numerosi artisti di fama nazionale e internazionale, e così giovanissimi allievi hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con i loro idoli, con grandi professionisti. E adesso è arrivato il momento di dare nuovamente spazio alla musica. Andiamo nel 2009, quando tutte le radio del mondo trasmettevano in altissima rotazione queste due hit. Got a feeling that tonight's gonna be a good night. 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 I'm feeling ooh, ooh. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spend it up. Go out and smash it, like on my car. Shout out the sofa, let's kick it. Shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, 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 let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it, and do it, and do it, let's do it, do it. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Che energia pazzesca, abbiamo ascoltato il medley interpretato dalle giovani promesse della musica Nicole Antonutti e Daniele Zossi e Veronica Beltrame, che hanno eseguito I Got a Feeling dei Black Eyed Peas e Hot and Cold di Katy Perry. Dunque, li ho nominati più volte, poco fa li abbiamo visti sugli schermi attraverso alcune immagini di quando erano giovanissimi ed è arrivato il momento di chiamarli sul palco. Li vedremo un po' cambiati, sì, ma con la stessa passione per la musica.
Ladies and gentlemen, i soci fondatori di The Groove Factory, Stefano Palaferri e Alessio Turchetti. Mi alzo un attimo anch'io, faccio gli onori di casa. Prego ragazzi, accomodatevi. Stefano, puoi sederti qua accanto a me. Alessio, prego. Grazie. Hai visto come sono stata brava a organizzare lo studio radiofonico sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Stefano Palaferri? Ecco perché ti vedevo poco ultimamente, eri qua no, a non fare è merito, cose. Non è merito mio, è merito della The Groove Factory che mi ha accolto così meravigliosamente bene su questo palcoscenico. Sì, ma soprattutto adesso tu sei molto brava a fare la speaker radiofonica. Ho detto suci quando vi ho annunciato, per l'emozione. Io sto imparando, esatto. Quindi, molto bene. Apriamo questo spazio di intervista, state tranquilli, voi guarda, per me siete positiva. Già promossi da 10 e lode, ecco, però l'acqua. Vi faccio... Allora, finito. Dovete bere l'acqua? No, dobbiamo appena iniziare, cioè siamo appena all'inizio. Alessio, dai, la prima domanda è facile. Come state? Allora, leggermente stanchini, ok, ma tutto molto bene, assolutamente. Cioè, ragazzi... Come si può stare male qui sopra? Si sta tutto veramente bene. Da Dio. Cassan, puoi accendere le luci sul pubblico? Perché io non so. Beh, vediamo quanta gente. Oh. Ciao a tutti. Che bel pubblico stasera. Comunque vi vedo molto in forma, sarete stanchi, ma sicuramente un pochino, molto in forma. Un pochino. Dunque, nel 2007, come ho indicato all'inizio dello show, si aprono le porte di The Groove Factory. Da chi è partita l'idea di fondare una scuola e vorrei sapere anche perché la scelta di questo nome. Allora, il perché è partita perché siamo entrambi due batteristi e ci conoscevamo già prima perché io ero il sostituto di Alessio in una cover band di un bel po' di anni fa, i Coverland, e quindi a un certo punto non ci si vedeva perché giustamente se suonava lui non suonavo io, se suonavo io non suonava lui, abbiamo deciso di conoscerci ed è nata una bella amicizia che ha portato a un certo punto a costruire una squadra di un'associazione praticamente di batteristi della regione che facevano delle varie attività. Poi a un certo punto, come succede spesso, da 10 si diventa 8, si diventa 6, si diventa 5, si resta 2. In 2, esatto. E Alessio voleva aprire una scuola di musica, io anche, e quindi mi ha detto perché no? Apriamo una scuola di musica, ma un po' particolare, perché abbiamo deciso di aprirla all'interno di un centro commerciale che è stata e penso sia tuttora la prima e unica scuola di musica all'interno appunto di un centro commerciale. Il discorso del nome invece sta, è suo. Sta cosa che io volevo aprire la scuola di musica me l'ero dimenticata. Sì, nel Celiaco Signaco, ti ricordi? Proprio, ma l'avevo cancellata. Ricordo tutto. Okay. E sono trascorsi 15 anni, ma perché questo nome così difficile anche da pronunciare, esatto, sia all'italiana, all'inglese? Infatti la cosa interessante è che io fresco di università e di ben due esami di marketing ho pensato bene di trovare un nome che assolutamente è contro qualsiasi regola del marketing, è logica. Giusto per quindi, no, differenziarti lungo, dagli altri, lungo, no? Lungo, in mm-hmm. inglese, con almeno una parola che non conosce praticamente nessuno. Groove. Però, che è Groove, ovviamente. Qualcuno non conosce neanche Factory, ma quello è un altro discorso. Ma adesso lo conosciamo tutti, almeno lo conoscono te. Stasera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sa benissimo che cos'è The Groove Factory, ve l'abbiamo anche un po' spiegato. Certamente. Ci sono tante altre cose da raccontare perché sono passati 15 anni, insomma, in 15 anni si fanno tantissime cose. E il primo settembre del 2009, visto il boom di iscrizioni, dal piano superiore vi spostate nel seminterrato in uno spazio molto più ampio che poi è l'attuale sede di The Groove Factory. E so, esatto, che per costruire questa nuova area ci avete impiegato soltanto 60 giorni. Stefano, vorrei conoscere, sì, gli step di questi due mesi, che sono poi, cioè, un periodo molto breve per costruire una scuola enorme, tra l'altro, cioè non una stanza dove far prove. No, è vero, stiamo vedendo intanto un po' di foto dei lavori, bei ricordi. È stata un'estate 2009 molto particolare perché ad aprile abbiamo deciso di spostarci e abbiamo iniziato a fare il progetto. Il 30 giugno esattamente abbiamo finito i corsi al primo piano, il primo luglio abbiamo iniziato i lavori al piano interrato dove ci troviamo adesso e il primo settembre abbiamo inaugurato con un grandissimo ospite. Notate i capelli di Alessio. Anche i tuoi, io noto. Nel senso che c'erano. Sì, sì.
Ma, capellini. Esatto. Steph Barnes, che ormai è diventato un amico, lo storico chitarrista di Vasco, che se non erro ci ha anche mandato un saluto, vero? Così mi ha detto la regia. Ecco qua, ci ha ascoltato la regia. Sentiamo Steve. Ciao, ciao. Allora, volevo dire auguri a Groove Factory per tutti gli anni di fare il bellissimo lavoro. Congratulazione a Stefano Pallaferi e Groove Factory, musica per sempre. Grandi! Grazie Steph. Musica per sempre, musica per sempre. Che bello augurio. Grande Steph. Senti Alessio, chi più di tutti vi ha aiutato in quella folle corsa del 2009? Io sono sicura che avete coinvolto un sacco di persone, perché l'unione fa la forza, soprattutto quando c'è una situazione di emergenza, no? Sì, ne abbiamo coinvolte tante, però insomma quelle che sicuramente hanno dato il boost e hanno permesso che tutto ciò potesse essere realizzato sono sicuramente i nostri genitori. Eccoli. Ah, oh, che belli. I papà. I papà. E le mamme. Questo era proprio il primo settembre 2009. Che hanno avuto questa cosa di assecondare la nostra pazzia. Sì. E quindi, che dire, grazie ancora, non potremo mai ringraziare a sufficienza. Bene. Però in queste occasioni sicuramente è giusto ricordare queste cose. Scommetto che sono in sala e sono sicura che in questo momento il loro cuoricino batte molto molto forte, perché se batte il mio così forte, figuriamoci loro, vedo che anche il vostro, sento che anche il vostro batte forte, però chiedo i nomi dei vostri genitori. Beh, io volevo ringraziare ovviamente mia mamma, Mirella Bressan, mio papà che da qualche parte sicuramente c'è, Roberto Pallaferri, Paolo Orsillo, Maria Targa, e Colman Silvana e Dario Turchetti. Allora io voglio un altro applauso per queste splendide persone che hanno cresciuto questi ragazzi pazzi e che hanno fatto tanto e stanno facendo tanto per la musica e per il talento in Friuli Venezia Giulia. Però io, cercando un po' nei meandri dei vari hard disk che avevo a casa, ho trovato un filmatino che non potevo non farvi vedere, almeno una parte. Aiuto. Sono curiosa. Regia. Non ne so nulla. Cinque sale sono isolate e cablate ad un'unica regia, all'interno della quale è possibile effettuare riprese audio e video, ma anche spazi per la registrazione, musica d'insieme e tante lezioni per qualsiasi strumento vogliate imparare a suonare. Che il vostro sogno sia quello di diventare una rock star o di comporre una serenata per la donna della vostra vita o per noti con chitarra davanti al fuoco, la scuola di musica che fa il caso vostro è la The Groove Factory Music Academy. Primo centro pensato per musicisti e cantanti in Friuli Venezia Giulia, all'interno di un centro commerciale. Anche dalla nostra regione, infatti, si può arrivare lontano o incontrare in seminari unici nel loro stile personaggi noti del mondo della musica. Iniziamo proprio piccolissimi, dei due anni. Aiuto. E mezzo fino ai veri piccoli, cioè quelli di 60 anni. Abbiamo una struttura che ci permette di ospitare registrazioni di CD, abbiamo delle sale prove. Io credo che il suonare sia un suonare assieme, quindi passare magari delle giornate a fare le classiche lezioni individuali con il proprio insegnante e poi non poter suonare con dei compagni musicisti non sia il massimo della vita. Quest'anno mi dicono che ti avvicini allo strumento del... Allora io direi di chiudere qui, esatto. Eravate piccolissimi, eri piccolissimo. Io ho riconosciuto anche qualche allievo. Non togliere mai più la barba in vita tua. Cioè. Sono un po' d'accordo, no. Però vorrei anch'io provare l'emozione di vederti senza barba, Pallaferri. Meglio di facciamo, no. Facciamo meno. Va bene, allora abbiamo raccontato i primi due anni della The Groove Factory, abbiamo raccontato il vostro 2009 e continuiamo con il viaggio musicale nei 15 anni The Groove Factory. Ora passiamo al 2010. Tutte le radio del pianeta suonavano questo pezzo, la cui versione originale è del 1956. Musica, maestro! Americano.
Beh, una sorpresa dietro l'altra allo show 15 anni The Groove Factory. Chiedo alla regia di avere un po' di luce qui, perché non ci vedo niente, perché devo andare a leggere un po' di dati, leggere, un po' di cose. Tutte queste cose qua, quindi ho bisogno della luce. Anch'io ce li ho. Io vorrei fare un saluto nuovamente a chi ci sta seguendo in FM e streaming sulle frequenze di Radio Gioconda. Siamo in diretta dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine per lo show 15 anni The Groove Factory. E ancora musica dal 2010, 12 anni fa scalava le classifiche mondiali anche Love the Way You Are di Eminem. Questa sera è interpretato da Nicola Fogliarini, che tra l'altro ha riscritto il testo in italiano, e con lui sul palco c'è la giovanissima Anastasia Zanello. On the first page of our story, the future seems so bright. Then the things turn out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels save the wicked schemes, and you'd say to new extremes, but you'll always be my equal. Even though your flaws, you're mine. Just gotta stand and watch me burn, but that's alright, because I like the way it hurts. Just gotta stand and that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Non so dirti cosa sia, come stia o come sto. Un coltello in gola e non riuscire a urlare stop. Sarà che voglio urlare, ma è come allegare. Sarà che son bloccato, non riesco più a respirare. Accanto a lei è come se stessi inalando vernice e avessi meno chance, ma più complessi. Tu cosa faresti? Ameresti per poi morire o moriresti? Ubriaco d'odio, io voglio lottare, così che la cosa sbagliata sembri quella giusta da fare. Come riuscire a volare se lei mi riesce a salvare? Comunque vada, poi devo atterrare. E fa male, ma più me ne fai, più la amo. Noi che siamo vicini, solo standoci lontano, sperando che un ti odio un giorno diventi un ti amo. Ciao, ci vediamo. Just gonna stand and watch me burn with that song. Io rimani, il mio cuore a pezzi origami. Lei gioca, ride anche di me, ma mo la sua risata non mi chiedere il perché. Sarà che dentro ho il veleno e me ne frego di essere sincero. Sarà che più la guardo più poi spero che lei cambi idea. Ma una cometa cade, uno scoglio senza un'onda non rimane. Io sarò l'immagine che poi cancelli e non ricorderai. La scatola piena di polvere che butterai. La rabbia che detesti, di cui non hai bisogno. Quella fottuta frase è stato solo un brutto sogno. Assurdo, come siamo cambiati in fretta. Ci davano la mano, ora solo una sperla. Con la testa in cielo, i piedi per terra. Noi cerchiamo la pace, vogliamo just la guerra. Gotta stand and watch me burn. Le mani, le mani. Tutti, tutti. Just gonna stand and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. Grazie a tutti. Grazie mille, Udine. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo. Grazie, grazie.
sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine su Radio Gioconda, le voci di Nick Ice e Ania, e vogliamo ringraziare il maestro Rudy Fantin e la violoncellista Lisa Pizzamiglio che hanno arricchito questa performance. Alessio e Stefano, può partire sì l'applauso per questi straordinari musicisti e per tutta la band di questa serata così speciale per The Groove Factory. Allora, la vostra scuola oggi compie 15 anni ed è da sempre impegnata a valorizzare il talento, come si diceva prima, e alcuni dei vostri allievi addirittura hanno pubblicato dei brani inediti. Ci raccontate di più? Ma credo che Groove Factory ha sempre creduto nel talento, ma soprattutto nel far sperimentare i ragazzi lo scrivere musica, perché normalmente ed è bellissimo e si studia, ci si diverte, infatti questa sera abbiamo tutte cover, no? Quindi è un po' come leggere i libri, fare le cover, però a un certo punto, quando uno vuole fare questo di mestiere, insomma, il proprio libro, la propria poesia deve scriverla. Quindi i due ragazzi che avete visto sul palco poco fa, sia Nick Ice che Ania, hanno i loro brani, li hanno scritti, li hanno prodotti, li hanno pubblicati, e vi consiglio di andarli anche ad ascoltare. Quindi andate su Spotify, andate su YouTube, su Deezer, su iTunes, insomma dove preferite, e ascoltate la musica che viene fatta nuova, da zero, sperimentata magari. Non saranno magari le hit del secolo, ma se la musica è fatta col cuore, alla fine funziona sempre. Siamo tutti d'accordo con te. Facciamo un applauso, Alessio, pubblico per Stefano Palaferri. E si va avanti con la musica, lasciamo il 2010 per passare al 2011. Sentiamo insieme quali erano le hit di quell'anno. Quanto costa l'amore nel telegiornale, non crederci, vengo a prenderti. Quanto basta ad un cuore per dirsi felice di vivere, tu sorridimi, dammi 24 ore, ti vengo a cercare tra Venere e le lucciole, il mio giorno migliore, migliore, migliore. Questa luce che viene dall'anima,
Io ascolterei ancora un branetto. Senza saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore. E abbiamo ascoltato Il mio giorno migliore di Giorgia, interpretato dalla potente voce della giovanissima Veronica Beltrame, a seguire il più grande spettacolo dopo il Big Bang, portato su questo palco da Michele Poletto, leader dei Playa Desnuda, band friulana conosciuta oltre i confini regionali e nazionali. Torniamo a voi, anzi torno a voi, Alessio e Stefano. A proposito di spettacoli, numerosi gli show che avete organizzato in questi 15 anni. Qual è il vostro più grande spettacolo dopo il Big Bang? Chi vuole rispondere? Il nostro? Sì, dai, quello, secondo me, quello che ci rappresenta di più. Yes. Ok, quello che ci rappresenta di più è This Is Groove, nelle sue varie sfaccettature, forme e declinazioni varie. Perché ci rappresenta? Perché è il riassunto di tutto quello che abbiamo detto finora. Quindi suonare insieme, condividere la passione per la musica, crescere insieme e che dire. Poi tra l'altro il nome è evocativo, certo, mica per niente. E poi vogliamo dire, è nato nel 2020, quante repliche avete fatto finora di This Is Groove tra Immersive Edition, Edition normale, insomma? Fino ad arrivare all'ultima che abbiamo fatto quest'estate proprio qui in Castella Udine, sono 9 repliche. Ne abbiamo ancora un paio in serbo per questa stagione, poi cominceremo a lavorare ovviamente per l'edizione 2023. Abbiamo fatto la prima, come diceva prima Alessio, nel 2020. No, lo diceva Linda. Lo diceva Linda, scusa Alessio, ormai sono... Ma ci somigliamo Alessio, sei capelloni, tu sei due stasera. Sì, effettivamente. E, questo settembre 2020, quindi esattamente 2 anni fa, al Padiglione 6 dell'Entefiera, questo spettacolo che abbiamo voluto per dare un segnale in quell'anno in cui non abbiamo potuto fare i concerti di fine anno della scuola, si è suonato molto poco e ci sembrava bello condividere un palco assieme ai nostri allievi, i nostri ex allievi, un po' come questa sera, i nostri insegnanti, i nostri amici. Ex insegnanti, amici. Quindi è stato veramente un bellissimo spettacolo che poi ovviamente ci ha scatenato il creare tutti quelli successivi.
perché ti ha scatenato. Io mi fido di quello che dici. Oops, tu Alessio, però più o meno insomma la storia fidatevi, è quella. Fidatevi. Ma poi il groove non si ferma, questo è il claim che avete scelto nel 2020, quindi bravi, 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 addirittura 9 repliche e appunto non ci si ferma qui. Non vedo l'ora di vedere la prossima edizione di This is Groove. Allora torniamo al nostro diario musicale dal 2011, passiamo al 2012 e scopriamo insieme qual era la hit mondiale di quell'anno.
sul palco del Teatro Nuovo in diretta su Radio Gioconda la splendida e potente voce di Caterina Licata a regalarci la sua versione. Aiutami tu col titolo in inglese, perché Bruno Mars lo adoro, ma questo titolo proprio cioè mi è ostico, non riesco, sai, con tutte queste consonanti, queste cose. Vai, e Stefano, dice con la Ferri, grazie. Se parlo l'italiano, vabbè. Ti prego. Look it out of heaven. Bravo, bravo, Palaferri, grazie. Aspetta, facciamo così. Com'è il titolo? Locked out of heaven, la ringrazio, prof. Bocciato, io non ci ho neanche provato. Comunque, grazie a Caterina Licata. Tra l'altro, lei è la presidente di Living Music, associazione che ha uno strettissimo legame con The Groove Factory. E Stefano Alessio, andiamo nel dettaglio. Parli tu, Stefano. Parlo io. Allora, non ci sono parole in inglese, a parte Living Music, ma è facile. Living Music è facile. Bene. Però svegliamo un aneddoto, un arcano. Allora, nel 2007, esattamente nell'estate 2007, quindi 15 anni fa, nasceva l'associazione culturale The Groove Factory, che poi nel 2009 ha semplicemente cambiato nome in Living Music, quando è nata poi l'azienda formata proprio da me ed Alessio. Quindi realisticamente colei che festeggia 15 anni proprio veri questa sera è proprio la Living Music, che poi è diventata una costola della The Groove Factory, dove i nostri bracci destri come Caterina, i nostri allievi, alcuni dei nostri insegnanti, nel loro fermento, nelle loro idee, insomma, sviluppano un sacco di progetti, ovviamente a braccetto con quella che poi è la The Groove Factory, quindi con me ad Alessio. Quindi siamo molto felici che ci sia questo parallelismo con la Living Music. Abbiamo fatto un sacco di eventi all'interno delle scuole, abbiamo fatto degli eventi di divulgazione della musica alle elementari, alle medie, abbiamo fatto un sacco di concerti, invitato un sacco di ospiti a livello internazionale, quindi proprio una bella sinergia, brava Linda. No, bravi voi, e complimenti per quello che fate insieme, cioè grande complicità, e poi appunto, come si diceva prima, l'unione fa la forza e voi siete assolutamente la dimostrazione di questo. Quindi lasciamo il 2012 e facciamo un piccolo salto in avanti. Andiamo nel 2013, veniva pubblicato L'essenziale di Marco Mengoni. Stasera a interpretare questo successo è Daniele Zossi, che ritorna sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, e ci sarà anche la ballerina della scuola di danza Ceron, Giulia Sonego, o Sonego, poi mi farò dire la pronuncia corretta. Dopo ne ho detti tutte e due così, insomma, non ho sbagliato, insomma, mi salvo in qualche modo. E special Sonego guest, attenzione alla tromba, Francesco Minutello, musicista di fama nazionale. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra ambire poi alla pace. E nel silenzio tuo, annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote stupide. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade
te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sete. Che sei per me l'essenziale. Grazie. Un momento davvero incantevole ci hanno regalato Daniele Zossi e la ballerina della scuola Ceron Giulia, e grazie anche a Francesco Minutello, trombettista per artisti come Mengoni e Giorgia, questa sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per l'evento 15 anni The Groove Factory in diretta su Radio Gioconda. E c'è Stefano Palaferri che si sta muovendo sul palcoscenico del teatro. Perché, Stefano, ci dici perché? C'è un motivo in particolare? Non mi risponde, però io volevo Francesco Minutello qua vicino a noi. Alessio, lo chiamiamo? Francesco, puoi avvicinarti? Vieni qua che abbiamo due cose da chiederti. Palaferri è sparito. E allora, guarda, a noi piace tanto la compagnia. Accomodati, intanto tantissimi complimenti. Questo perché, è il tuo microfono, Francesco. Grazie, non si è capito, non lo so. Avrà avuto un'emergenza. Come stai, Francesco? Molto bene, grazie. Voi? Molto c'è, bene. Ci sono o non ci sono? Ah, ci sono. Ok. No, in realtà stavo andando dietro le quinte a cercare Francesco Minutello. Ma guarda che la Flower è velocissima, riesce ad ottenere i risultati molto presto. Guarda, è qua. Vieni, avvicinati. Ci siamo anche incrociati. No, aspetta, io sto qua attorno un po' a casa mia, vediamo osmosi. Qui nell'angolino. Ah. Ma allora, dove vuoi stare? Ci sta confondendo. Ma senti un po', Alessio, ma ti pare? Ma se volete vado via io. Sto qua con Francesco. Prego, resta qua, si accomodi, si accomodi. Che mi metti la calma. Senti, Palaferri, tacci un attimo che parlo con Francesco. Senti, tu hai fatto un'estate in tour eccezionale. Io ho visto delle foto dove ti ho invidiato in maniera proprio, cioè proprio dal cuore, dalla pancia, non soltanto per i posti dove sei stato, ma soprattutto con chi sei stato sul palco. Sì, è stata una bella estate, iniziata a giugno appunto con il tour negli stadi con Marco Mengoni, ovviamente. Ecco, tutti lo chiamiamo Marco. Lui è il trombettista di Marco Mengoni. Grazie. E non grazie. Solo. Appunto abbiamo iniziato col tour negli stadi. È stata una bellissima esperienza, perché io non avevo mai suonato negli stadi, e poi partire con la data zero qui a Codroipo, quindi giocare in casa, è stata un'emozione incredibile. San Siro da pelle d'oca, lo stadio olimpico, ed essere poi nello spogliatoio della nazionale, quanto mi dispiace, scusate, per te, ancora di più, Francesco. E poi buona, è proseguita con tutti i concerti e per quanto mi riguarda è finita proprio col botto, avendo suonato a Melpignano per la notte della Taranta con 200.000 persone davanti. È stata tanta roba. Tantissima. E aggiungo un'altra chicca, perché non so in quanti di voi siano appassionati di calcio, dato che mi hai lanciato questo assist. Vai. Allora, per chi avesse visto questo film su Roberto Baggio, non so se qualcuno l'ha visto, Il Divin Codino, tutte le trombe che si sentono all'interno del film, nella colonna sonora, sono state scritte e suonate da Francesco. Sì, ho avuto la fortuna di realizzare anche questo sogno, quello di poter, diciamo, potermi sentire in un film, in una colonna sonora, e quindi questo è stato a febbraio dell'anno scorso, quindi un anno fa, però insomma...
è sempre una bella cosa, una bella emozione, sentirsi, vedersi, è una gran cosa. Bravissimo Francesco, grazie mille. Senti, prima di lasciarti andare via, io ti devo fare tipo un mini quiz, una domandina, ma proprio veloce. Non ho studiato. Ma è semplice, guardali in faccia, no? Tre aggettivi che caratterizzano non loro, ma il mondo The Groove Factory. Allora, spontaneità, assolutamente, e amicizia, perché senza di quella non si va ovviamente da nessuna parte, e professionalità. Ma che belle parole, grazie. Grazie. Grazie da parte di Stefano Palaferri e Alessio Turchetti. Grazie caro, so che... Grazie a voi e buon proseguimento di serata. Ci vediamo dopo. Uscire di là perché ormai si è intasato l'angolino, fai... Bravissimo, è sportivo e anche atletico. Grazie mille a Francesco Minutello che torna. Sportività. Più tardi sul palco dei 15 anni The Groove Factory. Allora andiamo nel 2014, ascoltiamo insieme Stay With Me di Sam Smith con le voci di Michael Cantos e Anastasia Zanello, e ritornano sul palco Rudy Fantin al pianoforte e Lisa Pizzamiglio al violoncello. It's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seems to go to plan. I don't want you to leave when you hold my hand. Oh, won't you stay with me, cause you're some self-control, and deep down I know this never works, hey. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me, cause you're che è una giostra, wow, di emozioni. Ringraziamo le splendide voci di Michael Cantos e Anastasia Zanello, e ringraziamo di nuovo Rudy Fantin e Lisa Pizzamiglio. Che io inviterei qua un attimino Rudy. Rudy, guarda, stai passando proprio davanti a noi. Vieni al mio posto, anche tu, vieni. Stavo per dire, faccio posto io per una volta, invece. Pensa come siamo conviviali. No, okay. Vieni allora, vicino a noi. Prego, certo. Mi alzo, tanto seduto in piedi, non è buonasera che cambia per me. Non ridere Alessio, me lo dicono da tutta una vita, almeno ho l'occasione di dirlo io
allora, fare autoironia. Aspetta che mi giro lo sgabello, va bene. Rudy, come io stai? Io ho una sorpresa. Che cos'hai tu? Oddio, no, veramente. Io ho una sorpresa che è questa. Ah, ecco. Allora, questo era il 2008, tu ti puoi vedere lì. Era un bell'uomo, dai. E questa foto è stata scattata al primo compleanno della The Groove Factory, mentre suonavamo nei corridoi di Città Fiera per festeggiare il primo anno. Quindi sei con noi praticamente da sempre, è una spalla con degli arrangiamenti favolosi come quelli di stasera del violoncello di Lisa, coro gospel, il bravissimo e stupendo The New Voices Project. Abbiamo fatto un sacco di concerti assieme, abbiamo suonato un sacco di volte assieme. E poi vogliamo dire che Rudy Fantin è uno dei più importanti pianisti del panorama jazz italiano, e ce l'abbiamo questa sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per i 15 anni The Groove Factory. Perché fortunatamente l'Italia è piccola. No, parla qui, cosa hai detto? Così. E questo perché fortunatamente l'Italia è piccola. E però tu sei grande, Rudy. Ma tu nella sei davvero piccola grande. C'è il vino buono. Esatto, giusto? Anche questo si dice spesso dalle mie parti. Senti, Rudy, tu hai visto nascere The Groove Factory, che ricordi hai di quel periodo? Ho dei ricordi bellissimi, perché di fatto più che ricordi è qualcosa che continua ad essere alla stessa maniera, perché comunque lo spirito di innovare, lo spirito di rimanere al passo con quello che succede nel mondo della musica è sempre stato caratterizzante della Groove Factory. E quindi io trovo la stessa spinta che c'era all'inizio, un'attualizzazione di tutto quanto, perché di fatto il mondo della musica è cambiato e cambia di continuo, e la cosa difficile è rimanere al passo con quello che è il mondo della musica di oggi, perché quando è iniziata la Groove Factory tutti avevamo un lettore CD, oggi che? La mia macchina non ha un lettore CD, quindi la musica cambia come cambia la società, che hanno detto queste cose qui. E come cambiamo noi anche, insomma, ti abbiamo visto con altri colori prima, però sei sempre meraviglioso, Rudy, ti faccio i miei personali complimenti. E ragazzi, Stefano, Rudy Fantin, com'era invece all'epoca? Dai, descriviteci il maestro Rudy Fantin nel lontano 2007. Stefano, allora io descrivo Stefano. Va bene, chi vuol partire? Non parti tu. Ricordiamoci che siamo in diretta radio, non possiamo dire tante cose, però una cosa la possiamo dire, noi ci conosciamo da molto prima della The Groove Factory, veramente un sacco di tempo, abbiamo suonato qualsiasi cosa, ovunque, più o meno 30 anni sì, che ci conosciamo e che suoniamo assieme. E volevo svelare un altro aneddoto questa sera. Anche Rudy Fantin all'inizio, quando l'ho conosciuto, era una sorta di serial killer della musica, no? Cioè, nel senso, ma spiega che meglio, perché così quando fai si paura, suonava jazz, io ero lì all'inizio, no, principiante, tin, 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 lui era già uno dei pianisti al top del sogno, qualsiasi cosa, insomma, che in qualche modo non era nelle sue corde ti faceva capire che proprio era meglio che andavi a casa. E per fortuna si cresce. Esatto, per fortuna si cresce, ma soprattutto una cosa bellissima, che dopo quella prima esperienza in cui praticamente sono andato a casa con le orecchie basse, poi ci siamo trovati a suonare assieme per 15 anni. Esatto. Quindi posso dire che quell'esperienza mi ha insegnato una cosa forse stupidissima e semplicissima, cioè che bisogna mettersi in gioco sempre, bisogna imparare da quelli che sono più bravi di te, più avanti di te, e soprattutto non bisogna mai demordere. È vero. Quindi grazie. Bravo, bravo Stefano. Grazie a voi. Alessio, tu che ricordo hai invece di Rudy? No, aspetta un attimo. Oddio. Dove stai scappando? Manca la Carrà. No. L'abbiamo fatta prima. No, in realtà io non ho così tanta esperienza con Rudy, prima della Groove proprio per niente, ci siamo conosciuti in Groove. Quella che apprezzo in lui è che è sempre, salvo il colore dei capelli e della barba, ma per il resto questa passione viscerale nei confronti della musica, che lo rende assolutamente sempre a mille, sempre iper energetico in tutto quello che fa. L'ho conosciuto che era una pallina da flipper, però con una moneta infinita, quindi era sempre bam, 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 e continua a essere così. Quindi un applauso. Che dire. Grazie, buona serata a tutti e buon proseguimento di serata a voi. Grazie mille al maestro Rudy Fantin.
Quindi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine su Radio Gioconda stiamo raccontando i 15 anni della The Groove Factory attraverso hit nazionali e mondiali. Poi abbiamo insomma accolto qui accanto a noi alcune delle persone che hanno fatto un pezzo del cammino di The Groove Factory e che ancora stanno facendo appunto questo certo. bellissimo percorso insieme a voi. Ci siamo lasciati alle spalle il 2014 ed eccoci nel 2015. Il trio Il Volo vince Sanremo, mentre Neck con Fatti Avanti Amore si classifica secondo. Neck alla Kermesse Canora presenta la cover Se Telefonando, che questa sera viene proposta al Teatro Nuovo da Samuele Alessandro. Samuele Alessandro sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Rimaniamo nel 2015. Tra i talenti passati in The Groove, alcuni non sono qui questa sera perché impegnati in progetti professionali, insomma artistici fuori regione. Alessio e Stefano, ce n'è uno in particolare. Sì. Si tratta di una giovanissima donna che quando arriva da voi ha da poco compiuto 11 anni. Qualche anno dopo la troviamo in tour con Il Volo. Beh, allora sicuramente questa talentuosissima ragazza che ormai ne ha 19, qui potete vederla appunto nella sua prima esibizione a Tu sì che vales con i ragazzi del Volo che erano ospiti, è arrivata in finale, poi l'anno successivo siamo andati in tour assieme, insieme ai ragazzi del Volo in tutti i palazzetti dello sport d'Italia.
Poi appunto ha scritto e collaborato per Benji e Fede con loro, ha partecipato a Sanremo Giovani. Insomma, che dire, ne ha fatte veramente un sacco e ne ha solo 19. Sì, è un grandissimo talento, Shari, adesso sta lavorando oggi con a Milano, Salmo, con sta Salmo, insomma, esatto. Con un artista non da poco. Grandioso, assolutamente grandioso. Però io so che c'è un regalino video sì. da scartare per mentre voi. Mentre ero in viaggio andando a Milano. Ma cioè, che l'hai già visto? Certo. Ah, ok. Sono un furbetto. È una sorpresa solo per... Sì. Per me sì. Alessio e per il nostro pubblico. Sì, vabbè, perché me l'ha spoilerato, me l'ha mandato via WhatsApp. Ah, fantastico, allora lo vediamo insieme. Vai. Prego, regia. Ciao a tutti, avrei tanto voluto essere lì con voi, ma vi faccio degli auguri virtuali per i vostri 15 anni, davvero dal cuore. Per chi conosce la Groove Factory sa già di cosa sto parlando. È una grande famiglia che mette davvero l'anima in quello che fa. Grazie a loro sono cresciuta tantissimo, mi hanno fatto fare un sacco di esperienza sul palco. Aiutano davvero i propri allievi a raggiungere i loro sogni. Gli insegnanti sono tutti fantastici e io ringrazio in particolare Caterina, che è davvero un'amica per me, oltre un insegnante. E un grazie particolare per Stefano e Alessio, che hanno creato questa scuola che dà l'opportunità ai ragazzi di fare musica vera. Dai, è tutto. Grazie, grazie mille Shari, non vediamo l'ora di conoscere i tuoi prossimi traguardi e non vediamo l'ora di riaccoglierti nuovamente in Friuli Venezia Giulia. Io direi di fare adesso un po' di dance music, ma di quella vera vera vera, c'è un DJ, ma tu insomma sto palco, in quanti giorni l'hai costruito? C'è un effetto proprio scenico pazzesco. Allora no? Lasciamo dov'è stare il quanto, DJ, il cosa, il dove, perché. Che è meglio, lo raccontiamo alla fine. Sì, ma ascolta, il DJ che lancia il prossimo pezzo è qui sopra o di là? Guarda, ne abbiamo due. Io lascerei un po' al fato questa cosa. Va bene, vai DJ ovunque tu sia. Di battissimo gol del Festival Bar, ma che ne sanno i 2000 di quando c'era il Walkman e Fiorello al karaoke, dei Nirvana e dei Gatti. La musica dance, ma che ne sanno i 2000? Abbiamo Giovanni da Udine e questa sera si balla i 15 anni del Groove Factory. Basta! L'estate sta finendo, il valore di quel tempo lo capiamo solamente quando lo perdiamo come Luigi Tenco. Mangio solo pizza, vita di provincia. Vivo in una fogna, sono una tartaruga, sì ma sono una cazzo di tartaruga. Ricordatemi il mio tempo da bambino, quando Banderas era Zorro e non il panettiere del mulino. Quando ho cominciato, quando Capitano Cino non era DJ Francesco, era Bennato. Potessi rifare tutto quello che ho già fatto, tutto quello che oggi non posso fare più. Prenderei la vita dai 18 ai 24 e la metterei in loop, 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 loop. Ed era uno dei tormentoni del 2016 firmato dal DJ Gabri Ponte, un pezzo che racchiude molti dei significati che hanno contraddistinto gli anni 2000. Mamma tipo, mia, ma quando ero giovane. Ma che ne sanno i 2000? Che ne sanno i 2000, ma infatti. Allora, grazie mille al DJ che ha suonato ovunque lui sia. Secondo me era Marco S. Era Marco S. Ah, risata. Grazie Marco S. Un applauso per Marco S. E già che ci siamo, anche un applauso per Ricky Ross, l'altro DJ di questa festa della The Groove Factory. Alessio e Stefano, ritorniamo into the groove. Quanti artisti di fama nazionale e internazionale sono passati dalle vostre parti? So che sono tantissimi, qualche nome lo abbiamo già fatto, però c'è ancora molto da raccontare. Beh, brevemente, non però mi ricordo i primi cinque. I primi cinque che mi vengono, vengono in mente. Beh, ovviamente Steve Vai. Idolo, idolo, un grande idolo, big. Un big della chitarra, un chitarrero degli anni 80, che 90, 90 2000, 2020. Poi Dave Weckl, uno dei più grossi batteristi fusion del mondo. Ne sparo io qualcuno. Vai. Dai, Peter Erskine, stiamo un po' alternativi, quindi andiamo nel mondo del jazz. Sì, ho sentito un Billy Sheehan. Billy Sheehan, vero bassista, bassista di Mr. Big. Ma ne spariamo un po'. Che gli sta suggerendo tutti gli occhi. Allora dai, Chris Coleman,
Abbiamo avuto Russell Negro Hernandez, Giovanni Hidalgo, in Italia abbiamo avuto Ella De Bandini, Giorgio Di Tullio, Paolo Costa, Massimo Varini, Silvia Mezzanotte. Avete dimenticato un nome, io lo ricordo. Vai. Perché è così che vi ho conosciuti. Mogol. Ah, è vero, Mogol. Sì. Vero. È stato nella vostra scuola, io ricordo, era una delle prime interviste che ho realizzato così live. Ero emozionatissima, molto molto emozionata, e Mogol è stato gentilissimo, sì, come sempre. È stata una bella intervista quella, sì. Effettivamente. Sì. Una bella giornata che poi mi ha fatto, in qualche modo mi sono immersa nel mondo The Groove Factory, è stato molto molto bello. Comunque proseguiamo con il diario musicale di questa serata ed arriva un altro successo del 2016 sul palco, ritorna Michael Kantos. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. We're dying out, no city, when I'm in my zone. I got that sunshine in my pocket, I got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can take my eyes above it, moving so phenomenally. Room will lock the way we rock it, so don't stop. Down to the lights when everything goes. No way to hide when I'm getting you close. Where we move, where you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good, creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving, so keep dancing. I can't stop the real life. So just dance, dance, dance. I can't stop the real life. So just dance, dance, dance. Ooh, something. Blood is rushing up. I don't need no reason, don't need control. I fly high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, I got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can take my eyes off of it, moving so phenomenally. We will lock the way we rock it, so don't stop. Down to the light. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, where you already know. So just imagine, just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good, creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving, so keep dancing. Got this feeling in my body.
Grazie. La voce delle giovani promesse della musica, Michael Cantos e Veronica Beltrame, sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in diretta su Radio Gioconda per l'evento 15 anni The Groove Factory. E anche in diretta streaming su YouTube della The Groove Factory. Siamo everywhere. Siamo anche everywhere. Siamo anche in video. E me lo dici adesso perché sai che mi vergogno. Esatto. E possono riguardarsi lo spettacolo tutti, sì. Pure me medesima stessa, che non si dice in italiano, certo, ma io lo dico perché mi piace. E come si fa a cercare questo video? Cercate The Groove Factory su YouTube e troverete il video della serata, semplice semplice. Va bene, ok, ho preso gli appunti, perfetto. Grazie. Bravissima. Mille Stefano Palafari. Quindi 15 anni oggi di The Groove Factory. In questi tre lustri tante le soddisfazioni, ragazzi, ma anche alcune difficoltà. Qual è stato? Parli tu, Alessio? Sì. Hai parlato poco, dai, adesso ci dai dentro. No, mi fa ridere che devo parlare delle difficoltà. Perché lasci parlare lui? Perché poi ti commuovi, vero? Esatto. Vai, ok. Va bene. Allora, qual è stato il momento più complicato, Alessio, di questi 15 anni e come lo avete superato? Perché siete dei supereroi, ovviamente. Aspetta che mi faccio la classifica personale. Ok. No, non so se è quello che ti aspetti che Vai, io dica. Prova. Io direi che insomma gli ultimi 2 anni sono stati una bella ammazzata direttamente sulle ginocchia, sulle rotule proprio. Pam. Malissimo. No? Ma insomma credo per non so per tutti, spero tutti, di no, per tutti, però per molti sicuramente. Quindi come ci siamo ripresi? Ci stiamo riprendendo facendo queste cose, facendone tante altre che in realtà sono ancora in cantiere e vedranno la luce credo tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Cose che durante la pandemia si... Abbiamo approfittato dei tempi morti, insomma, dello stare sul divano per fare un sacco di Zoom. No, c'era chi in pandemia faceva dolci, torte, eccetera, e noi sfornavamo idee. Non sfornavamo torte, ma sfornavamo idee. Queste idee pian pianino diventano delle cose... Quella ferma in grassa, non va bene. Delle cose concrete, esatto. Diventeranno delle cose concrete. Quindi entro l'anno sapremo di più, stasera non si può spoilerare proprio niente? Non si può spoilerare. No, non spoileriamo. Non spoileriamo. Dai, pian pianino, adesso... Seguiteci su tutti i nostri canali social. Va bene, dai, ci sto. Comunque ragazzi, complimenti anche per questa serata, per tutto quello che avete fatto negli ultimi 2 anni, anche per l'estate che avete vissuto, che attraverso i vostri spettacoli avete regalato grandissime emozioni al pubblico del Friuli Venezia Giulia. E a proposito di social... A proposito di social, mi hai dato un bel gancio, perché io inviterei tutti i nostri spettatori di tirare fuori il proprio smartphone, perché è il momento di fare il selfie di gruppo. Per ogni show che si rispetti ci vuole un selfie da qualche... Quindi un po' di luci in sala. Siete pronti? Ci preso siete il telefono, ce l'avete? Spero che vi controllo. Siete quasi pronti? Ci siamo. Sì? Vedo allora. Tre. Ci siamo, 3, 2, 1... Vediamo se siamo bravi. Aspetta che ve ne faccio una che voi. Like a un altro post. Ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa. E allora, cari spettatori, pubblicate i vostri selfie taggando The Groove Factory, grazie in anticipo a chi lo farà. E ora è io arrivato. Lo sto facendo. Bravo, Stefano Palafari, sei promosso. E tu, no, Alessio? Io sono bocciatissimo. No. Su questa linea sono. Passagli su WhatsApp il materiale, dopo. I contenuti. E dopo faccio così. Io. Dopo copia il tuo socio, Alessio. Allora, è arrivato il momento di accogliere su questo palco altri giovanissimi talenti. Compongono una band che da alcuni anni frequenta le sale prova di The Groove Factory. Sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, i Flames.
qualche problema tecnico sul palco che stiamo tentando di risolvere. Stefano Palaferri, direttore artistico di questa serata. Secondo me i ragazzi sono super pronti. Sì, gli facciamo un altro applauso. I Flames! Che mi faccia stare bene. Sono stufo dei drammi, delle lamentele, delle stare in depre, del nero nudo, di chi non ha niente, a parte avere tutto, delle sere chiuso per la serie culto, della serie chiude, stiamo assieme, punto. Soffrono venti caldi, siamo rimasti in venti calmi, e sono tempi pazzi, tricotoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi, fanno il G8 nei bar, colpisco al del Cherry Muffin, sono esilarante nel ruolo dei piedi piatti, Eddie Martin. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando colpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te, come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Marielle Ventre, che mi faccia star bene sempre. Con le mani sporche fa le macchie nere, vola sulle scoppie come palle seghe. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. Le bolle con le guance piene e disegna sporchi sulle facce serie. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. Hey, ho bisogno almeno di un motivo che mi tiri sul morale, prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo, da conflitto risolto, vado a dirla che ha raccolto l'uranio del più freddo in Kosovo. Chi se ne sbatte di Diego famoso e di strisce nel cielo e di banche. Non vedo più ombre, se accendo il mio cielo e di banker. Non faccio come il tuo capo coperto dipende come Tutankhamon. Non vivo la crisi di mezza, da dove di mezza, ma tutto attaccato. Voglio essere superato come la pechina della superauto, come la cartina di un superattico, come la mia rima quando fugge l'attimo. Sono tutti in gara dal letto fino a stare fuori dal tempo. Superare il concetto stesso di superamento, stare bene con le mani sporche, con le macchie nere, vola sulle scope come palle strette. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. Le bolle con le guance piene e disegna sporchi sulle facce serie. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. Farà stare bene, devi fare ciò che ti fa stare bene, devi fare ciò che ti fa stare, ciò che ti fa stare, ciò che ti fa stare bene. Tanto di draghi, di soldi, di fughe, più che di cliché, stampo le firme perché faccio musica, non defile, sono elevato ad un ruolo ingabbiato di artista in cage. Questa canzone fa troppo da radio, sti cazzi finché. Grazie. Grazie. Che
energia, abbiamo ascoltato Ti fa stare bene di Caparezza, pubblicato nel 2017, proposto nel loro stile dai Flames. Andiamo Bravi, nel ragazzi. 2018, Stefano e Alessio, siete entrambi appassionati di musica da sempre e siete tutti e due batteristi. Come vi siete avvicinati a questo strumento? Io per sbaglio, ma veramente per sbaglio, nel senso che ero super appassionato dei Queen e alle medie, se non ricordo male, fra la seconda e la terza media, con gli amichetti volevamo simulare un video dei Queen che si chiama The Miracle, dove suonano dei bambini. A me fra tutti è capitato il batterista, quindi a caso, quindi pennelli di artistica in mano sui cuscini, ho provato a fare delle cose, sono andato alla mamma, mi compri la batteria? No, studia. Ho detto va bene, sono andato a studiare, non l'ho mai smesso. Quindi, che bravo bambino, ti sei messo a studiare subito, eh? Sì. Cioè, per comprare la batteria, bravo, chi non si metterebbe a studiare, assolutamente. Ah, effettivamente, sì, effettivamente. Alessio, a te com'è andata? Io in realtà non me lo ricordo. No, nel senso, spiego. Credo di avere avuto questo pallino per la batteria da sempre. Perché ricordo, ho sempre tamburellato ovunque. Però diciamo che l'episodio che ricordo meglio, che forse mi ha fatto scattare la scintilla... Avevo queste foto di mio papà, che era batterista ai tempi, e credo fossero gli anni, non lo so, 70, e lo ricordo dietro questa batteria con i capelli lunghi come i miei, solo che lui ai tempi aveva molti anni meno. Io ho fatto il processo contrario, di solito a 20 anni uno si fa crescere i capelli, io a 40, quindi sono proprio un disastro. No, stai benissimo così, okay. Complimenti. E quindi ho questo ricordo di queste foto che mi affascinavano molto, e da lì è un po' nato tutto. Mi è piaciuto il vostro racconto, la vostra storia, potreste scrivere un libro, però potremmo. Mi dicono dalla regia che dovete andare dietro le quinte, non so qual è il motivo, dopo magari vado io un attimo al bagno, insomma, è passata un'ora e mezza. Se ci chiamano io prendo armi e bagagli e vado. Ma tornate, sì. Perché mi piace la vostra compagnia, okay. So che non rimango solo perché c'è un pubblico meraviglioso di fronte a me che ringrazio per il calore e soprattutto per la presenza. Allora lascio precedere Turchetti, io poi scappo, ciao. A più tardi, ragazzi, tornate presto, mi raccomando. Quindi proseguiamo il nostro viaggio musicale, ora siamo nel 2018. Su questo palco arriva un pezzo che farà battere a tutti le mani a tempo, Parola della Flower. 90 minuti di Salmo con Silly Sam. Buonasera Groove Factory, qui è Silly Sam che parla, benvenuti. Yeah. Questa è l'Italia, scuola alle suore, scuola del cuore, giuro la do, senza lavoro, senza rancore. Ehi, ehi, questa è l'Italia, pistole, dialetto, parlano stretto, frate non è che non sento e che proprio non capisco cazzo mi hai detto. Caffè ristretto, corretto, l'estate, il fottuto cornetto, ragazzi cresciuti al campetto. E scendere in piazza per fare ammazzate, baciare gli anelli di mani mozzate, disoccupati su serie fagate, la mafia non fa la vacanza, ti uccide d'estate. Ci fanno una serie TV, è tutto già visto come un déjà vu. La tecnologia che ci porta lontano, facciamo fatica a parlare italiano. Ora ho problemi sociali, fortuna quest'anno vinciamo i mondiali. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, ma senza le buste del vomito. Pronti vestiti di graffi, le facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, 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 90 minuti di applausi. Yeah. Ehi, questa è l'Italia pistola corrotta, chiudi la bocca o ti levo la scorta. Informazione sai qui non informa, i razzisti che ascoltano i pop, qualcosa non torna. L'Italia è il suo fascino snob, Milano è l'asciuga e lo smog.
È un'opera vecchia che dura da un tot. Non trovo un finale come Durandot. Poteri forti, aprono i conti ma chiudono i porti. Rubano i soldi, impossibile opporsi. La gente sorride coi tagli sui polsi. Ehi, pronto soccorso, siamo già morti. Lottando in un mare di odio, affogati dai nostri rimorsi. Dio non l'ho visto ma ci conosciamo. Odio la chiesa ma sono cristiano. Prima di essere un vero italiano, cerca di essere umano. Prego se vieni mi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, ma senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi, le facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, 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 applausi. Applausi, 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 90 minuti di applausi. Hey. L'estate in Italia, influenza latina, cercano la hit estiva, rum e cocaina, codeina, sembra che c'hanno la tosse canina, slaccio la cinghia. Ciupami, ciupami, pinga. A sti rapper di minchia non gliel'ho vinta. Arriverò in cima per darvi una spinta. Avvisiamo i signori passeggeri che il seguente aereo sta per schiantarsi al suolo. Allacciate le cinture. Questo è Groove Factory. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, ma senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi e facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, 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 applausi. 90 minuti di applausi. Grazie a tutti! Signore e signori! Stefano Paraferri e Alessio Turchetti.
Ragazzi, ma che bello vedervi suonare. Tornate, tornate qui vicino a me. Sì, sì, sapete che mi piace la vostra compagnia, altrimenti non sarei venuta questa sera. Che belle queste bacchette. Intanto ringrazio anche Silly Sam alla voce e i ballerini della scuola di danza Cerone che ci hanno regalato un'esibizione affascinante. Wow. E coinvolgente. Poi siete arrivati voi, vi siete divertiti, ragazzi? No, io... No, se ridete vuol dire no, che vi a dire siete la divertiti. Verità, io tra tre giorni compio esattamente un anno senza sedermi dietro una batteria e senza nemmeno prendere in mano un paio di bacchette, 18 settembre dell'anno scorso. Ma allora è come andare con la bicicletta? No. No? Sì, è come andare con la bicicletta in salita. Bicicletta. Ah, ok. Però... Cioè, beh, un minuto, sono già finito, se c'è bella, un fisioterapista no? in sala. No, è un'emozione forte, bella, immagino. No, l'emozione dai. Sì. Sì, ecco. Ma voi che cosa sentite quando fate musica? Cioè, quali sentimenti, quali sensazioni provate? Riassumo in si sta bene. Dovresti farlo più spesso, Palaferri. Dovrei farlo più spesso. Stiamo lavorando sull'avere delle giornate di 36 ore per riuscire a fare tutto. Per dormirne 8 in più. Per dormirne 8. Tu adesso, a parte la fatica di stasera, perché come hai detto, insomma, è quasi un anno che sei fermo, in genere, che cosa sei? Ma che stasera immagino ti ho visto veramente cioè, sul pezzo, come si dice in gergo. Ma diciamo che è un po' come spegnere un interruttore, è off su tutto il resto del mondo. Quindi devo cominciare a suonare la batteria, ragazzi. Sì, vero. Ok. Chi mi vuole come allieva tra voi due? Carlo Amendola. Va bene. Carlo, poi ti chiedo, insomma, più info per iscrivermi alla The Groove Factory. Allora, grazie per la vostra esibizione. Grazie. Magari sul finale si potrebbe fare, non so, un bis. Lo volete il bis pubblico di Stefano Palafari e Alessio Turchetti? No. Li ho fregati, no, no. Però non hanno sentito bene, rifacciamo. Volete il bis a fine serata di Stefano Palaffari e Alessio Turchetti alla batteria? Andiamo via prima, tanto io rifarò le stesse cose perché quelle so fare, non è che... Ci va benissimo, guarda. Okay. Allora, a dopo. Intanto proseguiamo con la carrellata di successi degli ultimi 15 anni musicali. Siamo arrivati al 2019. La hit mondiale di 3 anni fa è Bad Guy di Billie Eilish, brano che questa sera viene interpretato da Nicole Antoniutti, ed eccola sul palco. Bad guy. Duh!
peace, cause I'm wearing your cologne. I'm a bad guy. I'm a bad guy. That's it. Su Radio Gioconda e sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Nicola Antonutti a 15 anni, The Groove Factory, che ringraziamo nuovamente con un fortissimo applauso. Che energia ha portato su questo palco anche Nicola. Lasciamo il 2019 per immergerci nel 2020 e ogni show che si rispetti propone un quiz. Quiz. Mi sono inventata il quiz. Per fortuna volete non ci sono le barzellette, ma c'è il quiz. Quindi no, le barzellette solo su richiesta, ma è solo il pubblico può fare le richieste, voi due no, siete esclusi. C'è, volendo c'è Max Panico che è bravo a raccontare barzellette. Non sarà mai più bravo di me. E perché quindi le mie... Max Panico, adesso mi devi una pizza. No, le mie intanto non sono originali, due non fanno ridere e quindi sono più brava io a raccontarle. Quiz. Quiz, ah sì, siamo rimasti, il quiz di questa sera. Allora, aspetta che scorgo qua che... Allora, appunto, ogni show che si rispetti, c'è un quiz. La domanda è: chi vinceva Sanremo nell'anno 2020? Fuori la voce, pubblico. Pubblico, 2020, chi vinceva Sanremo? Qualcuno ha risposto? Sì, con una canzone che faceva come? La sanno, la sanno. La sanno. Vai, DJ! Fuori la voce, tutti insieme. Che fai rumore? C'era sì Diodato con Fai Rumore, ma io ho un altro ricordo di quell'anno in realtà. Sì, perché una giovanissima band italiana scalava le classifiche proprio nel 2020. Si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. E ritorna sul palco un grandissimo amico della The Groove Factory, però io, siccome devo un attimo spostarmi fuori, allora, tu vai, non canto, io. Non racconto barzellette, non mi metto a suonare la batteria, niente. Devo, siccome siamo un po' vanitose noi donne, devo insomma ci premi un attimo per il finale. Prego. Quindi lascio il compito a voi di sì, continuare con la presentazione. No. Posso uscire? Prego, prego. Grazie, lo presento io. Torno subito. Ritorna con noi sul palco il grandissimo Michele Poletto. Buon ascolto. A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che pure il leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano la mia età e Dio mi cazzo se non indovino l'eredità. Ah, ah, forse dovrei partire, andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'ha ragione tu. In un mondo di giorni di volo sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di volo sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di volo sono Ringo Starr. Oh 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 oh. Eri Robby e poi hai trovato me. Pensavi che fossi tuo papà, ma ero solo tuo te. Quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me è fingo, che migliori alla fine se ne vado sempre che cosa rimane. Ringo, ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia
mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione, perché in un mondo di giorni e di poi io sono Ringo Starr, in un mondo di giorni e di poi io sono Ringo Starr, in un mondo di giorni e di poi io sono Ringo Starr. Oh 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 oh. Ringo, 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 Ringo. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più. La mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu, perché in un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr, in un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr, in un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Oh 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 oh. Grazie. Era Michele Poletto, che ringraziamo per essere stato con noi questa sera sul palco qui del Giovanni da Udine. Questo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, appunto, forse è stato il tormentone più del brano di Diodato nel 2020, ma siamo arrivati ovviamente al 2021. Cosa vuoi, Linda Fiore? Allora, guarda com'è ginnica anche Linda Fiore. Forse. Sì, ci sei? Perfetto. Allora, dicevamo 2021. Linda Fiore, ci sei? Sì, dovevo assolutamente fare cose. Ok. Allora, il 2021 sancisce in questa carrellata di canzoni il 15° brano, perché vi ricordiamo che abbiamo, oltre che raccontato questi 15 anni di Groove Factory con le nostre parole, l'abbiamo fatto anche in musica, ripercorrendo per ogni anno con una hit dell'anno appunto di cui vi abbiamo parlato. Il 2021 è stato forse l'anno di una delle band, rock band italiane, che hanno avuto un successo internazionale. Mondiale. Io, mondiale. Pregherei al DJ universale qui sopra di noi di farci ascoltare una pillolina del nostro... A noi ci alziamo della nostra sedie. Band, ci alziamo dalle sedie. Vai DJ! Vai Ricky! Del Teatro Nuovo Giovanni da Udine per 15 anni The Groove Factory Festa. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Però, grazie a Ricky Ross, uno dei nostri DJ di questa sera, però noi abbiamo in realtà scelto un altro brano per il 2021. Oh yes, che sarà anche l'ultimo brano di questa carrellata serata di canzoni di questo diario musicale, viaggio musicale che abbiamo proposto, che stiamo proponendo questa sera per questa grande festa durante la quale presenti tu? Celebriamo i 15 anni di The Groove Factory. Prego, prego, ti vedo allora, sul pezzo, il prossimo maestro. Brano è un brano di Marco Mengoni che si intitola Ma stasera. 2021. E sul palco Max Panico, che ha aperto questa serata. Forse è sbagliato parlarti di me, scusami che disastro. Quello che provo per te sembra avorio, ma invece alabastro. Ti ho scritto un libro di pagine vuote, ma non ci riesco a stare qui con te.
quel sorriso ormai poco amico, sketch impazziti adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri, poco prima che mi chiami? Sento tutti i tuoi respiri, ti sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, per raggiungerti, per non lasciarti andare. E stasera la mia voce non è lontana, tu prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Senza di te nei locali la notte io non mi diverto, a casa c'è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto. Tu ci hai provato a cercarmi persino negli occhi di un altro, ma resti qui con me. Quel sorriso ormai poco amico, sketch impazziti adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro sembriamo noi. Ma cosa pensi quando tiri, poco prima che mi chiami? Sento tutti i tuoi respiri, mi sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti per non lasciarti andare. E questa sera la mia voce non è lontana, tu prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti per non lasciarti andare, andare via. E quanto mi odio quando tu mi fai sentire come un'idea che può bruciare. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare. E questa sera la mia voce non è lontana, tu prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Panico sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, insieme anche a Francesco Minutello e ad altri talentuosi artisti del Friuli Venezia Giulia e oltre. Era l'ultimo pezzo, ce ne dobbiamo andare, raga. Eh sì, fra un po' chiudono il teatro. Io ho ancora una domanda. Vai. È quella che in genere chiude quasi tutte le interviste che realizzo. Così, vado? Vai. A chi dedicate i vostri successi, ragazzi? Domanda difficile, credo, perché l'elenco potrebbe essere molto lungo. Yes. Io sicuramente a la famiglia, in qualsiasi genere essa sia, quindi di amici, la famiglia quella naturale, di persone che si incontrano, allievi, insegnanti, il team, la squadra, chi suda con me, quindi a loro. Grazie. E io ovviamente mi aggrego al pensiero di Stefano, nel senso che ovviamente chiunque ha fatto parte di Group Factory ha contribuito a far sì che Group Factory sia diventata quello che è oggi, che abbia partecipato a qualcosa che ha fatto Group Factory per un giorno o che ci sia rimasta per 10-15 anni, comunque chiunque ha contribuito a farla diventare quella che è oggi, quindi sicuramente
dagli allievi, le famiglie, i genitori, i nostri genitori, le nostre famiglie, tutti i docenti che in questi anni hanno insegnato da noi. E poi sinceramente vorrei anche peccare un po' di, diciamo di, boh, non lo so. Lasciati andare Alessio, sì, lasciati no, andare. Vorrei dedicare questa, i nostri successi anche a me e a Stefano, sinceramente, perché quando si sperimenta tanto, quando si spinge tanto sull'acceleratore come tendiamo a fare noi, spesso di errori si fanno tanti, se ne fanno tanti, si prende qualche scoppola e quindi ogni tanto qualche pacca sulla spalla reciproca penso che possa fare bene, quindi dedichiamola anche a noi due, va? Bravi ragazzi, Stefano Palaferri e Alessio Turchetti. Vai col guest. Dunque, mi sentite? Io non mi sento tanto perché non beh, c'ho... Perché, ci esatto. Dobbiamo spostare al centro palco. Prendo quest'altro allora. Sì, prego, anche tu. Così li testiamo. Anche mi tu, porto, mi Alessio, porto via ma Alessio con no, cosa? No, 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 ma Alessio, presto il mio. Alessio allora, ha finito di parlare per stasera. Non ho sentito, ho non detto, ho capito perché sono molto presa dalla abbastanza. Cosa che sto per fare. Perché ho scritto una letterina. Addirittura? Sì. Non siamo mica anche Babbo se Natale. Non è Natale, no, ho scritto una letterina, io mi medesima stessa, so che in italiano non si dice, ma è la mia formula magica, io ho scritto una letterina. Stiamo di qua allora, dai. Sì, no, sì, no, di qua, no, meglio di qua perché questo è il mio profilo migliore, grazie ragazzi, siete molto gentili. No, dai Alessio, no, ma perché, scusa, ti ho fatto un sacco di complimenti stasera, ti ho anche... dato l'opportunità di suonare nuovamente la batteria, ti sei divertito tantissimo, dai, per questo... No, veramente è stata un'idea di Stefano Palaferri, no, ed è stato un momento bellissimo. Dunque, appunto, io ho scritto due cose per voi, spero di riuscirle a leggere fino in fondo, e ho chiesto, loro non sanno nulla, sapevano che mi serviva un leggio, ho chiesto l'accompagnamento musicale del maestro Luca Zanon, che non so dov'è, e di là, grazie Luca, se vuoi, parti tu o parto io? Vado io? Cari Stefano e Alessio, seguo la The Groove Factory fin dal suo debutto e quasi subito ho avuto la fortuna di collaborare con voi. Ogni volta è stato un vero spasso perché nel vostro team, oltre a un clima professionale competente, c'è un travolgente entusiasmo. Palaferri, non ti commuovere se no non vado fino in fondo. Mannaggia a te. Frequentare la The Groove ha contribuito alla mia crescita professionale, soprattutto in questi ultimi 4 anni in cui, per motivi di cronaca rosa, ho potuto vivere il vostro universo anche da dentro. E vedere, non ti posso guardare, Palaferri, e vedere e sentire a 360 gradi l'impegno che mettete in ogni cosa che fate. Per 2 lunghissimi anni il settore dello spettacolo, il nostro settore, è stato messo in grandissima difficoltà per continue e varie restrizioni. Ma voi due, proprio nel complicatissimo anno 2020, dove nessuno avrebbe scommesso nulla, avete invece messo in campo un'enorme energia per progettare un grande show, portarlo in scena e dare a molti artisti la possibilità di tornare sul palco, al loro lavoro, alla loro passione. Confesso che anch'io, come molti di coloro che vi stavano attorno, inizialmente ho pensato che fosse una follia soltanto pensare a uno show live in un periodo simile. Ma ti ho fatto una semplice domanda, Stefano. Perché lo fai? E tu semplicemente hai risposto: per sentirmi vivo. E credo che anche tu, Alessio, sia stato spinto dalla stessa motivazione. E avete vinto. Avete fatto tornare a sentirsi vive parecchie persone. Gli artisti, i tecnici, il pubblico numeroso. This is Groove è uno spettacolo meraviglioso, ricco di emozioni indimenticabili. Ed è proprio vero. Seguire e inseguire le proprie passioni ci fa sentire vivi. E rende la vita decisamente più bella. Voi lo avete dimostrato in maniera forte nel settembre 2020 come
in tutti questi 15 anni. A voi, capitani coraggiosi, auguro il meglio del meglio e buon compleanno a The Groove Factory e al suo team meraviglioso. Stefano Palafarri e Alessio Turchetti. Grazie a tutti voi di essere stati con noi questa sera. Ringraziamo un po' di persone, Linda Fiore. Sì, dobbiamo ringraziare tantissime persone, ho bisogno della vostra collaborazione. Ecco Alessio, grazie mille. Meno male che non t'ho guardato Palafarri, perché sennò qua i lacrimoni non si sarebbero più fermati. Però questa è una letterina che ho scritto veramente con il cuore. Grazie. No, grazie a voi, grazie a voi. Allora, come diceva prima giustamente Linda Fiore, per fare questo spettacolo e tutti gli altri spettacoli o qualsiasi spettacolo c'è bisogno di una squadra. Quindi partiamo con ringraziare tutte le persone che sono salite su questo palco, sono state dietro al palco e hanno lavorato con noi in questi giorni per rendere questo show, con tutti gli errori, problemi tecnici e altri milioni di cose che magari in un'altra serata di 3 ore vi racconterò, hanno reso però possibile. Stefano, ti do una mano perché ti sento show. Un attimo Vai. In difficoltà in questo momento. Allora ringraziamo i batteristi Alessandro Dri, Alfredo Macuz, Carlo Amendola, Marco Munini, Mattia Raggi, Nicola Cecotti, Nicolas Morassutto. Le voci: Anastasia Zanello, Caterina Licata, Daniele Zossi, Michael Cantos, Max Panico, Michele Poletto, Veronica Beltrami, Silly Sam, Samuele Alessandro e Nicola Antoniutti. I giovanissimi componenti del coro Voci in Volo: Monica Aloschi, Valeria Barbiera, Noemi Biagini, Beatrice Casini, Giorgia Cistulli, Arianna Cipolla, Carlotta Coletto, Giulia Fara, Anna Fumo, Megan Guzza, Emma Lavarone, Emanuele Lavazza, Gemma Mocchiutti, Diletta Pascali, Selene Pascali. Scusate che giro il foglio. Un attimo, aiutatemi. Grazie. Se vuoi continuo io. Vado. Sì, prego, grazie. Ah, okay. Adesso. E proseguiamo con Beatrice Peressoni, Aurora Rizzi, Cecilia Zamparini, Caterina Zanuttini, Vittoria Zuiani e la direttrice Lucia Follador. Grazie alla coro Voci in Volo. E poi ringraziamo la band Flames, composta da Alessandro Dalla Serra, Dania Lascialfari, Jacopo Pata, Nuccio Gianluigi, Raggi Mattia, accompagnati da Bruno D'Ampollo. I bassisti che sono stati sul palco con noi: Gaia Prato, Giulio Biasinutto e Michele Zanni. Applauso, applauso. I chitarristi: Andrea Romana, Gianluca Pavan, Karin Tavani, Luca Moreale, Marco Munili, Nicola Smorassutto e Roberto Scruzzi. Vado io. Al piano tastiere: Gianfilippo Panizzo, Luca Zanon, Rudy Fantin, Valerio Simonini, Vincenzo Di Francesco. Alla tromba: Francesco Minutello. Alle percussioni: Massimo Orselli. Al violoncello: Lisa Pizzamiglio. Ringraziamo la scuola di danza Ceron, la direttrice Elisabetta Ceron e i suoi meravigliosi allievi, un elenco lunghissimo. Parto: Martina Tomare, Silvia Baccara, Andrual Bagnariol, Milena Baratta, Eva Busolini, Valentina Cicconetti, Anna Pia D'Antuono, Chiara D'Agostin, Margherita Damiani, Eliana Donada, Alexandra Feruglio, Chiara Galluzzo, Benedetta Gordini. E proseguiamo con Melisa Hoxha, spero di averlo pronunciato correttamente, Luca Marchi, Sofia Pascoli, Giulia Sonego, Taleinesh Surace. Sono stato bravo. È corretto, dicono dalle quinte che è corretto. Ok, perfetto. Bravissimo, promosso Alessio. Rosanna Todone, Alice Tomasin, Giulia Vecchio, Sofia Vidussi, Beatrice Zangari, Giorgia Zangari, Marilisa Zonta. E grazie ai coreografi Elisabetta Ceron, Cinzia Pettia, Eliana Donada, Antonella Cosentino, Vlada Martinovic. L'intervento del ballerino Alen Caraci,
i DJ Marco S e Ricky Ross. Ecco dove erano nascosti. Ci sono. Io la di non riuscivo a vederli. Ovviamente non possiamo non ringraziare i nostri tecnici. Qui di fronte a me, all'audio, Marco Gariazzo. Alla mia destra, sul palco, Corrado Braida e Filippo Vano. Le luci e video di Ermanno Valvasone e Marco Cassan. Le riprese video di Stefano Bergomas, Giacomo Lodolo e Nicola Silverio. I nostri ragazzi tecnici di palco, Giacomo Fattor, Francesco Nocent, Samuele Caviglione, Giacomo Gardel e Alessandro Marcelli. Un ringraziamento particolare a Roman Sulligoi, Music Team, Guido Zabai e Backstage. Grazie ai fotografi Erve Miozzo e Federico Ruggeri. Mi raccomando, con me potete utilizzare il Photoshop, io non mi offendo, grazie mille. E poi un ringraziamento speciale al Comune di Udine e Living Music. E ovviamente a Radio Gioconda e alla giornalista, conduttrice sì, e speaker così. Linda Fiore. Posso fare una cosa che forse non bisognava fare? Prima di una chicca finale, io vorrei, se sono tutti dietro le quinte, chiamare tutte le persone che ho nominato adesso che possono venire qui sul palco con noi, quindi ballerini, musicisti, cantanti, tutti coloro che non hanno uno strumento in mano. Se ci siete, venite qui con noi. Anche qualche tecnico, se è libero. Sento dei rumori di fondo, venite, non fate sì, finta. Sì, perché qui la festa è su questo palcoscenico questa sera, facciamo il finale insieme. Io chiederei anche al pubblico, se si può, Stefano Palaferri, di avvicinarsi al palcoscenico. È possibile in teatro, sì o no? Non lo so. O almeno... Sono in errore oppure intanto... ho detto una cosa giusta? Vi facciamo un applauso a tutti. Venite ragazzi. Il palco del Giovanni da Udine è molto grande, direi che l'abbiamo sfruttato veramente tutto questa sera. Alessio Turchetti, dove sei? È qua con me. Allora mi avvicino a voi? Ma intanto sì, venite, vieni qua con noi. Perché siamo su questo palco da 3 giorni per circa 12-16 ore al giorno e lo saremo ancora per smontare tutto oggi e domani, ma ci piace farlo, continueremo a farlo e soprattutto grazie a voi che ci seguite sempre. Grazie. E adesso con questo applauso io congederei tutti voi e darei spazio nuovamente alla musica. Prego, potete tornare dietro le quinte perché so che qualcuno di voi deve ritornare sul palco. Grazie ancora a tutti. Scusa Stefano, questo Dica. È l'ultimo intervento al microfono, chiudiamo con la musica. Sì. Allora io vorrei salutare tutti coloro che hanno seguito la diretta streaming anche in FM su Radio Gioconda, radio ufficiale di questo appuntamento. Salutiamo anche tutti coloro che ci hanno guardato, che ci stanno guardando sul video presente su YouTube, e io direi di far sentire nuovamente il calore del Teatro Nuovo Giovanni da Udine a chi ci sta ascoltando in radio, perché lì non ci possono vedere ma ci possono sentire. Ma che bel regalo che ci avete fatto questa sera, grazie mille. E direi che come siamo stati su questo palco nel 2017 a festeggiare i nostri 10 anni, chiudiamo con un brano che sicuramente è un inno alla vita. E il brano si intitola Viva la vita! Buonanotte a tutti! Ciao! È stato groovissimo e il groove non si ferma. I used to move the water, see you.
rise when I get the one. Now in the morning I sleep alone. Swift the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd sings. Now the honky is that lolly the king. 1 minute I held the key, now it's the world, the clouds on me. And now it's coming to my castle stand. Upon Pierce's land, upon Pierce's land, I hear Jerusalem bells ring, Roman cavalry choirs sing. Be my mirror, my sword, the shield, my missionary. See the phone fear. For some reason I can't explain. I know some people will call my name. Now I'm on a sword, but that was when I ruled the world. Ora sentiamo tutte le mani che tengono il tempo, vai! Bravissimi, vai! It was a wicked wild wind, blew down the doors to let me in. Saw the windows and the sound of drums. People couldn't believe what I become. Revolutionary sway from my head to my silver blade. Just a puppet on a lonely strings. Oh, who would ever want to be king? I hear you. Roman cavalry was the scene. Me, my mirror, I saw the shield. My missionary seen a fallen field. For some reason I can't explain. I know some people will call my name. Then I'm on a sword. But that was when I ruled the world. Buonanotte a tutti, grazie da The Groove Factory. Dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine avete ascoltato 15 anni The Groove Factory.